Allora, benvenuti su Creators Podcast. Oggi video su YouTube e in contemporanea il podcast, perché mi hanno chiesto come registro e so che altri YouTuber stanno facendo il video del loro podcast in modo da avere due contenuti allo stesso momento. Questo non si tratta di quel modo di comunicare, nel senso che è una cosa che effettuerò solo questa volta, perché voglio far vedere anche su YouTube cosa Creators Podcast e come registro il podcast di solito. Quindi tutto one take, nessun taglio, nessun niente, quindi anche se dirò cose che non vanno bene, rimangono registrate. Ok, oggi parliamo dello stile e come trovarlo. E il titolo della puntata sarà un po' controverso, nel senso sarà mirato a triggerarvi un po'. Quindi sarà una cosa del tipo: la verità è che non troverai il tuo stile perché non sai effettivamente cosa stai cercando. È stato anche il titolo di un altro podcast, non questo esattamente, però la formula è un po' questa, che vuole portare comunque gli ascoltatori a indagare, a pensare, a ragionare e a vedere se effettivamente quello che dico ha un senso oppure è solo un pensiero fine a se stesso, ok? Quindi oggi parliamo di stile, parliamo di come trovarlo, parliamo di che cos'è e così via. Cosa intendiamo per stile? La differenza tra stile, tra quello che ci rappresenta, nel senso quello che ci piace fare, e quello che le altre persone vedono, penso che sia uno dei punti cardini di questo podcast. Semplicemente perché è una di quelle cose che la gente sbaglia, la gente cerca di mescolare queste due cose qui e quindi alla fine risulta non sapere cosa sta cercando di trovare, cosa sta inseguendo. Molta gente dice sì, ma io perché voglio trovare il mio stile, perché voglio che gli altri riconoscano le mie foto. Io dico, ma quindi vuoi trovare il tuo stile nel senso che vuoi trovare qualcosa di riconoscibile, vuoi diventare qualcosa di riconoscibile? Non capisco da quale parte viene presa questa ricerca dello stile. Quindi tu vuoi affermare un tipo di punto di vista in modo che chiunque guardi le tue foto possa sapere che è tua, oppure vuoi trovare un modo in cui ti piace rappresentare le tue foto? Perché le cose a volte vanno di pari passo, a volte no. Quindi non sempre quando troviamo un modo di rappresentare la nostra fotografia troviamo anche un modo di essere riconoscibili a primo impatto a chi guarda le nostre foto. Semplicemente non funziona così. Quindi separiamo innanzitutto queste due cose. Quindi la prima è: cosa ci piace fare? In che modo ci piace fare quella cosa? Quindi in che modo ci piace rappresentare quella cosa? E questa prima parte si trova attraverso la sperimentazione. Quindi se cominciamo a fotografare oggi, cominciamo a sperimentare vari stili, fotografia di varie cose. All'inizio non ci stiamo neanche a chiedere cosa stiamo fotografando, ci basta fotografare, immortalare, ci basta premere click, ok, foto fatta, fa schifo, ne faccio un'altra, ne faccio un'altra, ne faccio un'altra, ne faccio un'altra. E quella è la sperimentazione, fotografiamo quello che abbiamo davanti in vari modi e cerchiamo di fotografare per trovare una piccola soddisfazione, no? Personale, di aver fatto qualcosa che sia bello a impatto visivo. Poi piano piano sperimentando capiamo cosa ci piace fotografare, quindi ci piace fotografare still life, ci piace fotografare street, ci piace fotografare ritratto, paesaggi. Entriamo poi nel loop dell'attrezzatura, che in questo podcast saltiamo completamente, e dopo cerchiamo il modo in cui rappresentare questa cosa qua. Perché lo cerchiamo? Perché ci scontriamo con tanta altra gente che fa la stessa cosa, che è già passata per dove siamo passati noi, quindi ha già attraversato il periodo di sperimentazione, ha già trovato il proprio genere e molti hanno già trovato il proprio modo di esprimere quel genere.
E qui parliamo di un punto di vista, se parliamo della fotografia di ritratto possiamo parlare di una prospettiva, di una composizione, di un gioco di luci, di un qualcosa che dia anche coerenza tra i nostri scatti e che si ripeta di scatto in scatto. Ora, questa cosa che si ripete di scatto in scatto ne parleremo poi, ma non parlo di una cosa forzata e non parlo di una cosa emotiva, non parlo soltanto del disagio, della felicità, del modo di comunicare attraverso l'emozione. Io sto parlando adesso prettamente dalla parte tecnica. Okay? Il secondo modo invece in cui possiamo trovare il nostro stile o credere di aver trovato il nostro stile è avere riconoscibilità da parte degli altri che dice: "Ehi Nelb, sai cosa? Sapevo che quella foto era tua prima ancora di vedere il tuo nome sotto la foto." Questo è quello che cerchiamo molte volte, no? Ok, ho visto la foto, sicuramente di Nelb, sicuramente di quel fotografo. E questo viene col tempo, ma viene anche con una certa perseveranza, una certa costanza. Non è sbagliato ricercare questo, anzi, è giusto. Però non è il fine, cioè non è lo scopo. Nel senso che io penso che più che causa sia una conseguenza questa di essere riconoscibili. La riconoscibilità proviene proprio dal fatto che abbiamo affermato un nostro punto di vista e lo ripercorriamo, lo riadattiamo, ma lo riportiamo in ogni foto che facciamo di un determinato genere. Possiamo avere punti di vista diversi per quanto riguarda generi diversi, però il cambiare costantemente punto di vista, rispetto a un genere fotografico è simbolo, a mio parere, di immaturità fotografica, nel senso che è quello che succede all'inizio. Quando stiamo sperimentando, quando non sappiamo quello che ci piace, proviamo uno, poi proviamo l'altro, poi proviamo l'altro ancora, poi proviamo l'altro ancora. E non abbiamo un modo coerente di portare la nostra fotografia. Infatti, se parliamo di essere solo riconoscibili verso il pubblico, possiamo citare il preset. Il preset è una modifica colore che possiamo riportare per ogni nostra foto ed essere riconoscibili perché i colori delle nostre foto sono tutti uguali. Eppure, quello non è simbolo del fatto di aver trovato uno stile fotografico, semplicemente è simbolo di aver trovato una color che ci piace e che vogliamo riportare in ogni foto perché ci aggrada fare così. E quindi sì, abbiamo riconoscibilità dal punto di vista fotografico perché sappiamo che uno guarderà e dirà: "Eh, senti, ma quei colori verdini sono di Emanuele Di Mare, ma quei colori un po' così, un po' pastello sono di Tizio o di Tizia." Ci sta cercare anche questo, dal punto di vista di marketing, dal punto di vista di crescita proprio a livello follower, a livello di gente che ci segue, che guarda i nostri lavori, che acquista anche o che ci chiede di fotografare per loro, è un punto a favore, nel senso che è una cosa buona, ma dal punto di vista personale fotografico c'è la parte del sì, sto usando lo stesso colore in ogni foto, ma non ho ancora trovato il mio punto di vista fotografico e quindi qualcosa che sia costante, che sia coerente e che io possa non volutamente, non forzatamente, scusate, ma in modo naturale riportare in ogni foto. Questo perché? Perché mi piace. La premessa, ma una piccola parentesi, è che non solo perché riportiamo questo in ogni foto, che non possiamo cambiare, cioè non è una cosa che una volta trovato non muta, ma semplicemente questo mutamento avviene meno costantemente di quando eravamo agli inizi, mettiamola così. Nel senso che se quando iniziamo, proviamo e sperimentiamo vari stili e cambiamo idea dall'oggi al domani e non siamo per niente riconoscibili nella nostra fotografia, più si va avanti, più si fotografa e più si tiene costante per un lungo periodo, un periodo sempre più lungo, il proprio punto di vista, la propria ideologia, il proprio modo di vedere le cose, quindi il proprio modo di fotografare. Quindi anche nell'edit, nello scatto, nel pre-shooting, quindi
proprio nella programmazione dello shooting, nella scelta di chi vogliamo che sia il nostro soggetto o di quali situazioni. Se sei un fotografo che fotografa paesaggi urbani, magari hai un periodo molto lungo in cui ti piace fotografare di giorno oppure al tramonto, la luce del sole che passa tra i palazzi e cose di questo tipo, mentre magari in un altro periodo ti ritrovi più nella notte, ti ritrovi più nelle luci notturne della città, scusate, e quindi cerchi più quel modo di esprimerti e non vai con la corrente, nel senso che non vai di giorno in giorno in cui dici no, oggi voglio fotografare questo, domani mi trovo meglio a fotografare quell'altro. Però riesci a mantenere quel punto di vista e quella scena o quella tipologia di scena che cerchi costante per un periodo. Questo fa sì, questa costanza, questo modo di riprodurre lo stesso mood, lo stesso punto di vista, diventa quindi uno stile. Infatti non so chi mi aveva detto, non so se è una frase famosa, non so chi l'ha detto, ma che una foto mossa è uno sbaglio, 10 fotomosse sono il perseverare nello sbaglio, adesso non mi ricordo, 100 fotomosse sono uno stile, nel senso che anche la perseveranza nell'errore, la costanza nell'errare, tra virgolette, può diventare uno stile, perché è comunque costante e coerente. Quindi, sperimentazione, trovare il modo in cui ci piace rappresentare quella determinata cosa, quel determinato genere, e tenere costante questo punto di vista in modo da affermare il proprio stile. Così si trova il proprio stile. Non importa quante volte provate a riprodurre la stessa cosa se non è il vostro. Per esempio, se avete fatto una scena che vi piace moltissimo, cercare di rifarla più volte senza aver ragionato, senza essere arrivati dal punto di vista cosciente a capire cosa vi piace di quel mood lì, non vi porterà ad avere uno stile. Ovvero, ok, mi piacciono le prospettive dal basso. Fare tutte le foto delle prospettive dal basso vi porterà, come il preset, ad avere per gli altri uno stile riconoscibile. Ma se non è il vostro, se non è quello che vi piace fare, sembrerà sempre forzato, sembrerà sempre non parte di voi. Quindi, per quanto gli altri possano riconoscervi in quello scatto, in quella serie di scatti, in quel tipo di fotografare, semplicemente non vi apparterrà. E questo parlo dal punto di vista fotografico personale, ovviamente. E quindi cosa fare? Qual è quello che importa di più? Dipende molto cosa volete fare. È una passione? È un lavoro? Volete che più persone si appassionino alla vostra fotografia? Lo volete fare in modo genuino o volete un po' forzare questa cosa in modo da essere più famosi, tra virgolette? Dipende dal vostro ragionamento. Come vi ho detto, trovare uno stile o emulare uno stile basta anche un preset, basta un punto di vista, basta una composizione ripetuta ancora e ancora e ancora e ancora. Però non per questo vi sentireste soddisfatti di ripetere quella cosa sempre. Non per questo vi sentirete più vicini al ritrovare qualcosa di vostro, genuino e personale con cui esprimervi, scusate. E quindi niente, questa era la riflessione di oggi. Avete visto come effettuo i miei podcast, nel senso che mi metto qui e ragiono su uno specifico argomento che mi è passato di mente non solo questa settimana, ma magari qualcuno mi ha chiesto su Instagram, magari qualcuno mi ha chiesto in privato, magari ne ho parlato già con amici, magari è da un bel po' di tempo che già ragiono su questa cosa qua, perché essendo fotografi ci scontriamo con le stesse cose giorno dopo giorno dopo giorno, quindi è normale avere un'idea, poi cambiarla ancora, poi avere una certa maturità, tenere quell'idea finché qualcuno non riesce ad aggiungere qualche altro pensiero, no? Qualche altra esperienza a questo ragionamento e pian piano l'idea del tutto matura, poi leggendo ovviamente, non scordiamoci di leggere, anche se io non sono un grande appassionato della lettura, vorrei, ma non lo sono. E così,
Quindi io mi metto qua nel dopolavoro, nel tempo che ho, e ragiono su queste cose, perché mi piace ragionare con voi. Quindi fatemi sapere, se siete su YouTube, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se siete su Spreaker, penso che ci sia la sezione dei commenti. Se mi state ascoltando su Spotify, potete fare uno screen e postare la storia su Instagram e scrivere la vostra. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Ci state passando? Siete già passati? Avete trovato un mezzo stile? Siete ancora alla ricerca? Ci vediamo al prossimo podcast, sempre qui su Spreaker o dovunque stiate ascoltando.